Aggregazione, sana competizione sportiva e solidarietà sono stati gli ingredienti vincenti della quinta edizione di Corri con me, con i suoi 166 iscritti, più del doppio rispetto a quelli dell'anno scorso. Una maratona non agonistica che ha visto la partecipazione di numerosi bambini con la sindrome di Down, uniti ai loro amici, familiari e compagni di scuola per correre insieme attorno al viale della Regione, dimostrando che è possibile abbattere le barriere di una diversità solo presunta, promuovendo così l'integrazione sociale. Abbiamo avuto un'affluenza record, ci aspettavamo circa 130-140 iscrizioni, abbiamo superato le 160 iscrizioni, quindi veramente un numero che va oltre le nostre aspettative e questo dimostra che il concetto di integrazione e la cultura che noi stiamo cercando di diffondere si va estendendo piano piano nel nostro territorio. È stata una bella giornata che più dell'insegna dello sport è l'insegna dell'integrazione e della solidarietà. La corsa, la maratona è più che altro uno spunto per passare una giornata insieme in allegria e a divertirci, proprio per dimostrare che anche le persone con la sindrome di Down possono fare tutto e la maratona e la giornata di oggi l'ha proprio dimostrata. I nostri ragazzi sono stati qui con tutta la cittadinanza nissana che ci è stata vicina in questi anni. Ospite d'eccezione Orazio Arancio, ex rugbista catanese, oggi allenatore e dirigente sportivo italiano, che ha consegnato una coppa ai primi tre bambini che hanno tagliato il traguardo. Si tratta di Alessandro Testaquadra, Martin Calì e Greta La Placa, i quali hanno ricevuto anche una medaglia, così come tutti gli altri partecipanti. Oltre ad essere un'emozione, per me è un onore. Nella mia carriera ho vissuto momenti importanti come aver disputato i mondiali in Sudafrica l'anno in cui Mandela era riuscito ad abbattere per la prima volta l'apartheid. E quindi, ripeto, la funzione essere qua è un altro momento importante della vita, perché essere qua come testimone per un'iniziativa così bella chiaramente non fa altro che aumentare i miei ricordi e quindi sono contentissimo di questo, sono sicuro che la giornata oggi ha fatto riflettere tantissimo.